così. C'è nessuno. Tanto. Prefisso zero. Avanti, per favore, entra. Permesso? Ah, guarda che fa. Buongiorno, No. Ragazzi, non ci sono. Paolo è uscito, devo prendersi un caffè. Stai parlando a me? No, stai parlando a me? No, ce l'hai con me? No, dicevo... Stai dicendo a me questa cosa, amico, ok? Non c'è niente, dove stanno? Che sono venuto fino a New York per parlare con Pierpaolo e Riccardo. Pierpaolo, io ho un progettino carino, ho fatto un DVD di barzellette carino, divertente. Vabbè, se aspetta 2 minuti, stanno tornando. Amico, ci aspetta 2 minuti, intanto parla bene. Tu dici, chi sei, come ti chiami? Io sono Salvatore. Salvatore. Sei di proprio di qua, New York? Sono italo del sud di Brooklyn. Sì. Sei italo siciliano? Parlo solo inglese, quindi... Ah, infatti io ti capisco perfettamente perché lo parlo come te. Senti, adesso che facciamo, amico mio? Aspettiamo 2 minuti. Ma perché stai questo sto volante? Si accomodi. Mi vuoi fare una proposta alla quale non posso rifiutare? Sto seduto. Te posso parlare io? Sì, parlami un po' di me. Io faccio pure il muratore. Muratore, giusto le lavatrici, queste cose qua. Quanto prendi allora? Sì. Perché non mi presenti sto DVD te allora? Fai una cosa, fammi vedere come lo presenteresti. Questo è un DVD con un libro di barzellette che fanno... Raccontami una barzelletta. C'era una volta un signore... questa sono un'altra. Ah. Allora, c'era sempre questo signore che c'era un cane, che però ci mancava una zampa. E quando doveva fare la pipì, non sapeva dove appoggiarsi. Che bello, c'ho i brividi. È bella, no, bellissimo. Ah no, sembrava... Guarda, te ne dico una io. Due amici guardando una coppia di innamorati, uno fa l'altro. Secondo te quello è felice? No, felice è più alto. Hai capito? Ah. Ti è piaciuta? Questo già... Mi piace a me sto fatto, questo entusiasmo che abbiamo tutti e due. Cioè... Guarda quest'altra, Salvo. Ciao mammina, ciao papino, ciao zietta, ciao zietto, ciao nonnina, ciao nonnetto. Mi tirate fuori dalla lavatrice per cortesia. Forte, eh? Questo è bello. Questo è allora, felice. C'è bello. Un signore, sì. Che c'è un ma cane. Ma sempre quello di prima, un cane. Sempre quel cane. Sì, mancano 2 gambe stavolta a questo. Però non so come andare avanti, non mi piace. Cioè, Salvo, il tu cane, me... secondo lei, deve sì. avere... No, cioè, Salvo, tu me lasci senza parole, o con poche, quelle che sono rimaste non sono manco tanto carine, Salvo. Raccontami una cosa carina, di te. Tu sei fidanzato, Salvo? Ho capito il perché, tu non te sei mai reso conto. Tu sei un tipo molto felice. Sai che mi piace di te, questa esplosione di gioia che c'hai all'improvviso. Ridi. Piangi. Strano, che quando ridi sembra che piangi. Quando sì, piangi sembra che... Cosa, È incredibile. Il problema è che tutti me lo dicono, però il problema è che allora... Parlami, sì. Ah, io c'ho sta storia di questo cane. Ma è bellissima, Salvatore. In qualche modo sto cane lo dobbiamo fare... Sì. Dobbiamo fare uscire, perché secondo me... Ma perché mi avete invitato? Per parlare di cane? Perché cioè, pensi che ci sia un'assonanza fra me e sto cane? Qual è? Scusa, nel frattempo, mentre ci purifichiamo le idee, io e te, che abbiamo un po' dei problemi, io lancerei un piccolo contributo per far vedere che qualcosa fa sorridere. Vediamoci un piccolo contributo di sto DVD, sennò che ho fatto a fare io. Un sub di fronte a una piovra gigantesca. Il sub ha soltanto 3 frecce. Sono uno di fronte all'altro. Il sub, la piovra. Il sub infila la prima freccia, la guarda e spara. Pum! E la piovra. Il sub prende la seconda freccia, la infila, mira, guarda. L'ultima freccia, la infila, si guardano negli occhi. Fa ridere questa. Ah, ma non puoi stare combinato così, allora. Perché la gente a casa poi legge questo entusiasmo che non c'è e non va bene. Eliminiamo il cane. No, il problema è che anche come parli, io non capisco, ma no, perché sei siciliano. Eliminiamo il cane. Così sembra che stai digerendo da un momento all'altro. Di per esempio una frase famosa di un film. Ammazziamo un cane. Sta buono. No, ammazziamo un cane, sta buono. Una frase famosa di un film, Cime tempestose, l'hai visto? Ho letto... Pensi che sia la storia di uno sciatore che non sapeva andare a nanna? No, ci viene preso un film d'amore. Con? Lawrence? John... Lawrence? John Good. Lawrence Olivier. Lawrence Olivier. Olivier. Che era... di...
Sì, quello è Stallone, Oliver e Are. Sì, no, quello di Gris. Olivia. Come si chiama? Olivia Newton-John, è un'altra cosa. È quello che dovresti andare a te e venne le olive. Ascoltami, Salvatore, un attimo. La frase di questo film è bellissima, è: non posso vivere senza la mia vita, non posso morire senza la mia anima. Cioè, sei, non posso vivere senza la mia vita, tanto adesso la faccio di come dico io. Non posso vivere, sì, ho capito. No, vieni qua, posa questa camera, vieni di qua da me, se no non c'hai le camere che ti inquadro. Posa. Che la metto nel suo... Ma tu c'hai una camera in cucina per andare via, ecco. C'ho una camera. Vieni qua, vieni. Io vivo qua praticamente. Lo so, non questo... perché... sì, vieni. E uno deve arrotondare. Tu sei già bello che arrotondato. Fare... allora, mettiti qua, la facciamo. Io voglio cercare di regalarti per una volta. No, stai sereno, ancora sono all'antica. Vieni qui davanti, da voi. Allora, di questa frase tu, poi ti doppio io. Però voglio... no, non palpe, non è una ricerca di Nemo. Di la frase: non posso vivere senza la mia vita, non posso morire senza la mia anima. Dillo, guarda. Non posso vivere senza la mia vita, non posso morire... no. Normale, come non po... Oh, non, po... allora, no. Non posso vivere senza la mia vita, ma non posso vivere nemmeno senza... No, no, amore, sarebbe... sì. Non posso vivere senza la mia vita, non posso morire senza la mia anima. Non posso morire senza la mia non vita... Non posso vivere senza la mia vita! Non posso vivere senza... Senza la mia vita, dillo, dopo te dopo, adesso fammi capire i tempi. Non posso vivere senza la mia vita, non posso morire senza la mia anima. Ok, adesso di la stessa cosa ma muto. Cioè, muto vuol dire che devi muovere le labbra come se la dicessi, ma non la dici.